Lo Sport, in collaborazione con... Da Pegaso, la qualità incontra risparmio. Solo da noi, i migliori mobili artigianali veneti, scontati oltre il 50%. Mobili in arte povera, rustici, in legno massiccio, anche con finiture a richiesta. Noce, naturale, laccati, decappati. Pegaso, mobili per sempre. Il popolo delle due ruote è in cammino per raggiungere il santuario di Castellazzo in provincia di Alessandria per partecipare domenica prossima al 70° raduno internazionale Madonnina dei Centauri. Una festa, un compleanno e tante manifestazioni che hanno già preso il via a partire dal momento dell'iscrizione che sia via mail che al posto fisso avrebbe superato già le 5.000 presenze. Gli organizzatori prevedono per quest'anno un nuovo record delle presenze di centauri provenienti dalle altre regioni d'Italia che dall'estero. Il programma prevede, oltre all'apertura della struttura dell'ex caserma militare della Valpré, che accoglierà tutti i soci dei diversi club ed il successivo giro all'interno della storica fortezza della cittadella. Da domani mattina invece i centauri presenti potranno partecipare ai vari incontri con ospiti e organizzatori e poi partecipare al giro turistico delle località dell'Alessandrino. Prima delle altre manifestazioni, domani ci sarà sempre nella caserma Valpré un dibattito sul tema i giovani e la sicurezza stradale. Al raduno una novità: i motociclisti potranno trovare e provare gli occhiali alcovista che simulano gli effetti dell'ebbrezza con riduzione dei riflessi. Durante la manifestazione saranno distribuiti anche gli etilometri monouso da utilizzarsi prima di mettersi alla guida. Dopo la celebrazione della messa che verrà effettuata dal Vescovo di Alessandria nel santuario della Madonnina dei Centauri, la tradizionale sfilata in direzione di Alessandria per lo storico carosello in piazza Garibaldi che potrebbe iniziare dopo le 11. Poi la proclamazione dei vincitori e le premiazioni. Lo Sport, in collaborazione con Pegaso, mobili per sempre. Sulla strada statale Novi Alessandria, aperti anche la domenica pomeriggio. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa. Autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. A Solero, in occasione della festa patronale di San Bruno, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio, vi aspetta la 19esima sagra degli Agnolotti e dei Pè. Tutte le sere in centro paese, nel bellissimo parco dell'asilo Carlo Guasco, dalle ore 19.30 si cena al coperto con tanti piatti tipici. L'alta qualità di prodotti italiani a chilometro zero. Potrete gustare i famosi Pè, la specialità solerina prodotto d'Ecco, gli agnolotti con il sugo di stufato di carne, grigliate miste di carne piemontese, anelli di totani fritti, il tutto accompagnato dagli ottimi vini del territorio. E attenti, il coperto non si paga. Da non perdere le serate danzanti ad ingresso libero con venerdì 10 Oro Caribe, sabato 11 Roberto Perugino, domenica 12 Colibrì. Segnaliamo sabato 18 luglio alle ore 21 la celebrazione liturgica e processione di San Bruno. L'associazione di volontariato Amici di Solero vi aspetta alla 19esima sagra degli Agnolotti e dei Pè. Si ricorda che l'incasso delle serate sarà devoluto al restauro della casa Carlo Guasco, sede dell'asilo infantile di Solero.
La Proloco di Rivalta Bormida invita tutti venerdì 10 e sabato 11 luglio all'ottava sagra dello zucchino. Dalle ore 20 nel Fosso del Pallone cena con le migliori ricette del territorio. Solo a base di zucchine e verdure di Rivalta. Il tutto accompagnato dalle famose etichette locali. E in più, novità di quest'anno, menù degustazione o come preferisci tu. Da non perdere tutte le sere in Piazza Marconi lo spettacolo di musica dal vivo. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tutti a Rivalta Bormida, promettiamo grande enogastronomia e divertimento in un territorio unico per profumi e sapori. L'ingresso è gratuito e al coperto in caso di maltempo.